Termina 0-0 fra Salernitana e Catanzaro, il secondo 0-0 consecutivo per i giallorossi in trasferta dopo quello contro il Cittadella. Analizzando un po' i numeri di queste prime 7 giornate del Catanzaro, un dato tra virgolette confortante per modo di dire, è che il Catanzaro per la terza volta non subisce gol, 3 volte in 7 partite, praticamente quasi il 50%, per la seconda volta di fila fuori casa, 3 partite praticamente fuori casa, si è subito soltanto 2 gol a Cesena. Il dato un po' meno confortante è che in 7 partite, per la quarta volta, il Catanzaro non va a segno, quindi più del 50%, non ha mai segnato fuori casa in queste prime 3 partite. Questi, secondo me, sono i dati che più riflettono, forse, questo avvio di stagione completamente differente rispetto poi quello della scorsa stagione, dove comunque quando si vedeva il Catanzaro giocare si avevano due impressioni. La prima, che ogni volta che il Catanzaro attaccasse si poteva creare qualche occasione, ma anche la sensazione che ogni volta che il Catanzaro veniva attaccato la squadra avversaria poteva creare pericoli ai giallorossi, alle Aquile. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che guardando poi la partita di ieri di Salerno, sicuramente il Catanzaro ha affrontato, e bisogna riconoscere, una squadra che è appena retrocessa dalla Serie A, con giocatori comunque che hanno militato in Serie A fino a qualche stagione fa. Basta pensare a Ferrari, che è stato il capitano del Sassuolo fino alla scorsa stagione, basta pensare a Soriano, con un passato, se non vado errato, anche in Europa League con il Villarreal, per dire, che ha giocato fino all'altro giorno con il Bologna, lo stesso Torregrossa in avanti, per non dire altri pure, per non dire altri giocatori che comunque si hanno giocato in Serie A. Quindi sicuramente il Catanzaro, bisogna riconoscerlo, è andato in casa di una squadra che sicuramente ha ambizioni importanti, sulla quale voglio aprire giusto una piccola parentesi che riflette secondo me anche il calcio italiano ed è un mio personalissimo pensiero. Ieri Torregrossa, che era il centravanti della Salernitana, è stato messo in panchina, è stato preferito un attaccante non italiano, non sono non, assolutamente, però non sono contro i non italiani, però secondo me la crescita del calcio italiano passa anche da queste parti, perché il centravanti della Salernitana, il cui nome è quasi impronunciabile, non ha toccato un pallone uno. Quindi io credo che ci siano 80 migliori attaccanti italiani rispetto al centravanti che ha schierato ieri la Salernitana. Poi, intendiamoci, potrà fare pure 30 gol da qui in avanti, però il calcio italiano passa pure attraverso queste scelte da parte delle società, che devono fare queste scelte, a mio modo di vedere, anche coraggiose, non puntare sempre su calciatori provenienti dall'estero. Bisogna anche valorizzare i giocatori italiani. Altrimenti poi si va in nazionale e la domanda che ci si pone è chi deve giocare. Come fanno a giocare? Come si fa ad avere una nazionale competente e competitiva se si continua a puntare su stranieri anche in Serie B? Apro e chiusa parentesi. Poi intendiamoci, auguro a questo attaccante di vincere il pallone d'oro, ma non è questo il punto. Apro e chiusa parentesi. Venendo al Catanzaro, cosa voglio dire? Voglio dire che ieri l'obiettivo di Mister Caserta è andato in porto. E se l'allenatore dice il contrario, così come un po' ha affermato, secondo me anche mette in dubbio e gioca, tra virgolette, con l'intelligenza di tutte le persone. Perché ieri il Catanzaro è andato a Salerno per lo 0-0. Punto. Punto. Se il gol fosse arrivato, sarebbe stato più un caso fortuito che un'occasione voluta e cercata. Catanzaro ieri ha giocato per lo 0-0 e ci è riuscito. Quindi, se ci si chiede, Mister Caserta è riuscito ieri nell'obiettivo? Assolutamente sì. Catanzaro ha giocato per lo 0-0 e ci è riuscito. Siamo alla settima giornata.
siamo alla fine di settembre, praticamente domani, perché il video in questo momento viene registrato il 30 settembre, lunedì 30 settembre, mattina, domani sarà ottobre, Catanzaro ancora non ha un briciolo di schema offensivo. L'idea è che i giocatori del Catanzaro arrivano quando ci arrivano, negli ultimi 30 metri con la domanda: e ora col pallone cosa dobbiamo fare? Voglio perdere un po' il mio, tra virgolette, equilibrio. Voglio perdere un po' di equilibrio in questo video per dire un po' quella che è, credo, la realtà nuda e cruda. Perché secondo me, poi chi vuole nella vita riuscire nelle cose, la prima cosa che deve fare è mettere davanti quelli che sono i problemi. Catanzaro non ha la minima idea di cosa fare con la palla. Punto. Ancora il tecnico Caserta non ha fatto interiorizzare alla squadra uno schema di gioco che non sia o palla in avanti a Pittarello, che ha affrontato due difensori giganti senza poi l'aiuto, perché poi non ha avuto l'aiuto della seconda punta più di tanto, perché poi ieri è stato preferito Cutsupias con il ruolo di tre quarti, sempre con il 4-2-3-1 si è schierato il Catanzaro, si è stato preferito Cutsupias, che è un centrocampista che è andato a supporto di Pittarello, però ovviamente non come farebbe una seconda punta. Ha fatto più il ruolo da tre, proprio da numero 10, da tre quarti. Cutsupias, che a mio modo di vedere è stato anche abbastanza interessante. Così come l'ingresso, ad esempio, nel secondo tempo di Koulibaly, un ottimo ingresso da parte dell'ex Salernitana, praticamente. Però, al di là di questo, veramente non faccio anche fatica a commentare poi il resto, perché si è semplicemente visto una squadra come la Salernitana che ci ha provato, anche se non con tranquillità, perché poi anche l'avvio dei campani non è dei migliori. 7 punti in 6 partite, o diventano 8 in 7 partite, sicuramente non credo sia l'avvio che la squadra campana pensava di avere. Sicuramente c'è stato un po' di si avvertiva un po' di nervosismo da parte dei campani, che però ci hanno provato poi con limiti e via discorrendo, ma ci hanno provato. Sono stati gli unici a provarci. Catanzaro ha affrontato un primo tempo discreto, cercando, quando era possibile, di ribattere. Secondo tempo completamente assente, tranne gli ultimi 5-10 minuti, quando poi la Salernitana era palesemente stanca. Si è fatto vedere un po' il Catanzaro grazie anche ai cambi, grazie anche ad uno schieramento un po' diverso, un 3-5-2 con due c'entrava, con due punte più vicine. Credo che sia poi questo lo schieramento che dà più tranquillità e serenità anche alla squadra, questo 3-5-2. Perché poi vedere ieri quel 4-2-3-1 con Compagnon, che forse la palla non l'ha nemmeno vista, ma non perché non l'ha voluta vedere, ma perché proprio nemmeno gli arrivava la palla. Qualche discreto spunto di D'Alessandro, ma cioè veramente il nulla assoluto era, se non vado errato, correggetemi poi nei commenti. A proposito, vi ringrazio come sempre per le visualizzazioni di questi dei video. Vi ringrazio per i commenti, mettete sempre, se vi va, il like, iscrivetevi a questo canale. Scrivetemi nei commenti se mi sbaglio, ma l'ultima volta era Catanzaro-Palermo 0-0 in un freddissimo lunedì sera di inizio 2022, che il Catanzaro non faceva nemmeno un tiro in porta. Ieri, veramente, ripeto, il nulla cosmico, il nulla più assoluto, il nulla più assoluto. Siamo a inizio, quasi praticamente ad ottobre, e il Catanzaro non ha la benché minima idea di cosa fare con la palla negli ultimi 30 metri. Ed è inutile che il tecnico venga in conferenza stampa a dire: dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri. Ma nemmeno ci si arriva quasi negli ultimi 30 metri. Ci si arriva solo e quasi esclusivamente con un lancio lungo se Pittarello riesce a difendere la palla. Qualche volta si arriva con fraseggi, ma solo perché la squadra avversaria magari ti concede un po' di spazio e magari ci va in ripartenza, ma mai su frutto di un'azione manovrata o su un'idea di proprio. Catanzaro è passato dall'avere un'organizzazione di gioco talmente elevata da essere invidiata quasi in Serie A, ad avere uno schema di gioco dove, anzi,
nemmeno ancora c'è uno schema di gioco. Io mi rivolgo più che altro alla società del Catanzaro. La Serie B va difesa a denti stretti, e lo vado ripetendo da tanto tempo, lo ripeto da tanto tempo. La Serie B va difesa a denti stretti, ma veramente con le unghie e con i denti. Per il Catanzaro, per tutto quello che ha subito Catanzaro. Siamo sicuri che con questo allenatore si arriverà a difendere questa Serie B, perché questo allenatore è in piena, totale confusione. Non ha ancora infatti interiorizzare alla squadra un minimo schema offensivo. Chiedo scusa se ho perso un po' l'equilibrio, ma credo che la partita di ieri sia veramente sintomatica. È stata un'agonia, quasi, uno strazio a vedere giocare una squadra, anzi a vedere non giocare una squadra di pallone. Va bene lo 0-0, va bene difendersi, va bene tutto quello che si vuole. Però a calcio si gioca.